Ciao, io sono Davide e questo è il mio canale. Saliamo in sella e andiamo a farci un giro. Sempre con me, mai da solo, sempre. Oggi andiamo a farci un giretto nelle Prealpi trevigiane. Andiamo a vedere qualche luogo un po' storico della Prima Guerra Mondiale e poi andremo a visitare un paesino caratteristico per le castagne e per il vino. Quindi, a tra poco. Ed eccoci, siamo partiti, siamo all'altezza di Morgano, abbiamo imboccato la Treviso Stiglia e adesso andiamo in direzione verso Montebelluna e quindi le tue. Eccoci a Trevignano, adesso andiamo a provare il percorso naturalistico AIPRA, questo nuovo percorso che ci porterà poi a Montebelluna e poi in direzione del Montello e del Piave. Quindi non ci resta che partire. Ed eccoci alla nostra prima sosta, siamo al mulino Caberlotto di Montebelluna, un mulino che sembra che sia stato costruito attorno al 1550. Attorno a questo mulino c'è il canale Brentella, che è un canale artificiale, dove ci sono tantissime anatre che fanno il bagnetto. Noi continuiamo adesso con il nostro giro e continuiamo a goderci la natura e questo spettacolo. Ed eccoci vicini all'abbazia e andiamo a vedere come si vedono benissimo i colpi dei fucili dei mitragliatori proprio sulla parete. Sembrava strano. Vedete? Questi sono proprio colpi di fucile di proiettili. Questi, tutte quelle cose lì. Thank you.
Stiamo arrivando all'Isola dei Morti, a Moriago della Battaglia, luogo dove si svolse un violento scontro durante la Prima Guerra Mondiale. Il cipo degli Arditi a ricordare le numerose vittime costruito con pietre del fiume Piave e in cima, sopra la croce formata da filo spinato, un elmetto da soldato. Il santuario, dedicato alla Madonna del Piave, racchiude al suo interno molti cimeli della guerra. Negli anni 60 fu inaugurata anche una stele dedicata all'autore dei versi della canzone La Leggenda del Piave. Eccoci arrivati al Combai, dove si sta svolgendo la festa delle castagne. Andiamo a farci un giretto così andiamo a scoprirla assieme. Ed eccoci per i saluti finali. Questo giro ormai è concluso, abbiamo fatto alla fine 123 km, dislivello di, mi sembra, sui 600 metri, tra i 500 e i 600 metri, quindi niente di che, anche se
diciamola tutta, sono un po' fuori allenamento in salita. E li ho patiti soprattutto sulla salita del combine. E niente, diciamo allora questo giro è concluso e ci vediamo alla prossima. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un bel pollice in su, se vi fa piacere iscrivetevi al canale e lasciate pure un commento. Alla prossima!